Qui funziona così. Come funziona? Ecco, perfetto. Direi di iniziare. Accomodatevi pure. Ringrazio naturalmente i partecipanti, direi che è una selezione naturale, visto che parliamo anche, si sta affrontando un tema molto particolare. Mi presento rapidamente, io sono Andrea Quartini, sono membro della terza commissione consiliare eletto nel Collegio di Firenze e rappresentante portavoce del Movimento 5 Stelle come consigliere regionale toscano. Credo che, diciamo, come argomento quello della procreazione medicalmente assistita, si sente male? Non so per la registrazione che cosa succede senza microfono. Chiedo ai tecnici. Il microfono ci vuole per un problema di registrazione e siccome al di là della presenza nostra qui è anche importante avere gli atti e la registrazione, io vi chiederei di fare uno sforzo, magari mi avvicino di più, si sente meglio? Mi allontano, si sente meglio? Più lontano? Allora, più da lontano, perfetto. Il tema della procreazione medicalmente assistita è un tema assolutamente vasto, assolutamente complesso anche nella sua articolazione, perché è un tema che è assolutamente poliedrico, riguarda sicuramente il mondo scientifico, riguarda l'epidemiologia, ha aspetti sicuramente significativi da un punto di vista economico, da un punto di vista di business, ha problematiche e sfaccettature sul piano antropologico, sulle modificazioni culturali e sociali, sugli aspetti giuridici. È un tema da un punto di vista etico assolutamente dibattuto e su cui forse continueremo a dibattere all'infinito, lo vedremo ancora meglio probabilmente quando faremo la tavola rotonda più tardi. Sicuramente ha implicazioni filosofiche, sicuramente ha implicazioni di tipo politico. E allora io in questa presentazione di questo evento vi tratterrò poco, ma credo fosse doveroso raccontarvi come nasce questo evento. Questo evento nasce per un argomento, appunto, che è la procreazione medicalmente assistita, che per tutte le sfaccettature che abbiamo visto è sicuramente uno degli argomenti più spinosi e più scivolosi su cui dibattere da un punto di vista etico, perché spesso non si affronta in maniera laica, ma si affronta in maniera il più delle volte ideologica, con dei polarismi strani, con delle difficoltà ad affrontarlo. Quindi questo spiega anche come dire, una sorta di rinuncia o di resistenza nel fare, e credo sia il primo aspetto, nel fare eventi specifici su questo tema. Una resistenza che sicuramente si è manifestata anche in questo contesto. Nonostante si siano invitate tantissime persone, vedete che siamo in pochi, sicuramente è anche legato a un aspetto di nicchia, su questo non c'è dubbio, però giusto per raccontarla questa cosa, io conosco Maurizio Fontanarosa che è qui con noi oggi e lo ringrazio di esserci da una trentina di anni ormai, e, diciamo giusto per ricordarlo l'ho accompagnato perché in maniera pionieristica fece un percorso di formazione al King's College Hospital di Londra e io andammo insieme con la Diana, mi ricordo, no? Quindi lo conosco da quei tempi. Andava lì per formarsi in fetoscopia all'epoca, quindi era una cosa
molto specifica, molto particolare, si parla di una trentina d'anni fa, quindi ha un'esperienza che viene da lontano, una grande conoscenza. E siccome in questi anni l'amicizia si è mantenuta, tante volte abbiamo affrontato questo tema della procreazione medicalmente assistita. E a un certo punto si cerca di organizzare questo evento in altra sede, in un contesto universitario, e si notano una serie di difficoltà, una serie di resistenze, delle forme particolarissime di ostruzionismo a farla. Nonostante ci fosse stato anche un impegno specifico, se non ricordo male, anche dell'Ordine dei Medici, del dottor Panti, che aveva consentito di poter fare questo tipo di evento anche nella sede dell'Ordine dei Medici. Tuttavia questo evento poi non fu fatto, anche con dei meccanismi molto particolari di subdola, uso questo termine, intimidazione. Su questa cosa fu fatta anche un'interrogazione da parte mia rispetto all'azienda da cui proviene il collega Maurizio Fontanarosa, e per fortuna si fu tranquillizzati sul fatto che almeno l'idea dell'azienda ospedaliera di Careggi pensava a organizzare qualcosa di interno all'azienda e non fuori dall'azienda. È una sorta di protezione, della mission aziendale. Su questa vicenda fu fatta poi da parte mia una richiesta specifica di audizione su questo tema e vennero fuori una serie di dati assolutamente interessanti da approfondire e come terza commissione si pensò, e ringrazio anche il collega Sarti, anche lui presente in commissione, si pensò di organizzare questo evento. Organizziamolo come commissione regionale, nell'ambito del dibattito. Durante l'audizione furono anche sollevate alcune questioni da approfondire, quindi per questo oggi voglio ricordare a tutti che in realtà l'invito a questo incontro è stato esteso a tutti i commissari della terza commissione consiliare della Regione Toscana. E spero che qualcuno di loro durante la giornata venga, il Presidente Scaramelli mi ha assicurato che sarebbe venuto, proprio perché è un tema sensibile, un tema importante, nella sede della Commissione a settembre 2016 si concordò sulla utilità di un approfondimento, tutti quanti i commissari, poi per una serie di ragioni burocratiche oggi... c'è il simbolo del Movimento 5 Stelle, ma è soltanto un elemento di snellimento della procedura burocratica per l'organizzazione di questo evento. Quindi credo fosse doveroso raccontarvi la genesi di questo evento. Perché è doveroso? Perché è un evento che va a toccare qualcosa di estremamente spinoso e scivoloso. Allora io al primo posto metto la difficoltà che il mondo medico, il mondo scientifico ha nella possibilità di schierarsi su un tema che è così polarizzante, così difficile da affrontare. Allo stesso tempo sicuramente ci sono troppe dinamiche che spiegano certe resistenze. Cercheremo di affrontarle nell'arco della giornata e più tardi, tanto, rinterverrò anche su questo e su alcuni altri aspetti. Lascio la parola al moderatore della prima sessione, che è Paolo Sarti, che ringrazio di essere qui con noi. Allora, si sente qualcosa? Sì, bene. Dunque, io ho accettato volentieri di partecipare a questa
tavola rotonda, chiamiamola, va? E perché in realtà dobbiamo sempre interrogarsi, no? Sulla scienza ha bisogno di interrogarsi sempre, di verificare le sue cose, però lo deve fare con un metodo universalmente riconosciuto dalla scienza. Ecco, e un piccolo preambolo proprio su questo. È un momento critico un po' per la scienza, perché c'è una sorta di sbandamento rispetto alle certezze, alle regole, alle rassicurazioni, e si assiste un po' a quella che io chiamo una scienza romantica, cioè un qualche cosa che è forse più vicino alle persone, ma che non ha delle certezze scientifiche, delle validazioni. Ecco, quindi noi dobbiamo tenere la barra dritta. Da un lato dobbiamo interrogarci sempre, verificare tutto quello che facciamo, e quindi, per esempio, questi dubbi, queste incertezze che emergono da vari lavori, insomma, su questa procreazione medicalmente assistita, o meglio, non dubbi, ma qualche cosa di specifico nelle caratteristiche poi della gravidanza e del neonato, e questo ci deve, dobbiamo approfondirlo per rendere sempre più scientifica questa procreazione medico assistita. Quindi non dobbiamo scansare queste riflessioni, dobbiamo evidenziare certezze che rischiano di fermare gli approfondimenti. Dall'altro non possiamo nemmeno affidarci a sentiti dire, a emozioni, a qualche cosa che è forse più gradito alle persone, ma la scienza che non l'ha potuta verificare, non ha potuto dimostrare tutto questo. Io vi ricordo quello che è successo sui vaccini, insomma, no? Per cui molti di noi sono stati tacciati per antivaccinisti solo perché eravamo contrari alla metodologia dell'applicazione del vaccino, cioè alla costrizione, ma assolutamente favorevoli ai vaccini e assolutamente contrastanti tutto quello che di scientifico non c'era. Però si fa uno shunt e si dice quello è Novax. No, io sono Vax, assolutamente Vax, però sono contrario alle costrizioni, perché non fanno cultura. Il proibizionismo non ha mai fatto cultura e nemmeno le costrizioni. Ecco, questa parentesi la voglio fare proprio perché si sgombri il campo a eventuali connivenze al non scientifico, al sentito dire, a cose che non hanno dimostrazione. Qui si tratta semplicemente di dire ci sono dei dubbi, approfondiamoli, se poi passano meglio ancora, se invece vengono confermati dobbiamo raddrizzare la barra e andare su direzioni diverse e accoglienti. Questo è lo spirito con cui ho accettato di fare questa moderazione. Allora, iniziamo e proviamo da Gemmi, vero? Fabrizio Gemmi, che ci illustrerà gli aspetti epidemiologici della procreazione medica assistita in Toscana. Andrea Vannucci, il direttore dell'ARTS, ha avuto un impegno a Roma e quindi non è potuto rientrare ieri e si scusa di non essere presente, ma naturalmente abbiamo un valoroso, non sostituto, ma collaboratore di Andrea. Grazie Fabrizio. Grazie Andrea della presentazione. Io completo appunto la presentazione dicendo che da quasi 9 mesi sono il coordinatore dell'Osservatorio della Qualità e dell'Equità dell'Agenzia Regionale di Sanità. Il tema di oggi è un tema che ci richiama a raccontare gli aspetti epidemiologici. È necessario quindi che io spieghi un attimo, senza addentrarmi in temi tecnici, però che tutti i dati che l'Agenzia Regionale di Sanità utilizza sono dati che derivano da flussi amministrativi correnti, li gestiamo tutti quelli esistenti, e sono però dati completamente anonimi. È possibile collegare, per esempio, le informazioni che derivano dai ricoveri con quelle che derivano dalle prestazioni ambulatoriali, o in questo caso specifico sono questi 3 flussi interessati, il certificato d'assistenza al parto,
le schede di ricovero, schede di missione ospedaliera e le schede ambulatoriali attraverso un identificativo universale che comunque conserva e garantisce l'anonimato. Questa curva mostra l'andamento nell'intero periodo per cui questi dati sono disponibili in maniera robusta riguardo alla procreazione medicalmente assistita. Si tratta quindi di prestazioni che vengono registrate nei flussi ambulatoriali, non sono presenti le prestazioni erogate in centri privati non accreditati perché non danno origine al flusso appunto SPA. Però, come si vede, la linea sottostante riguarda l'inseminazione intrauterina, che ha avuto una crescita fino al 2011, dal 2012 ha una progressiva riduzione, mostra una progressiva riduzione del ricorso. Diverso è invece l'andamento della fecondazione in vitro, che ha praticamente una continua ascesa dal 2002 al 2015 e nel 2016 una riduzione. Si passa dalle 6.600 casi del 2015 ai procedure, prestazioni effettuate. Quindi dalle 6.600 prestazioni effettuate nel 2015 alle 4.100 nel 2016. Di queste 78 sono da donazione eterologa, mentre per l'inseminazione intrauterina delle 555 prestazioni effettuate nel 2016 soltanto 13 sono relative alla inseminazione eterologa. A cosa va a comporre questi numeri? Per la inseminazione intrauterina vedete che si assiste a una decrescita del numero di prestazioni fatte per le donne residenti in Toscana a partire dal 2011, come avevo detto prima, e a partire dal 2013 per le donne residenti fuori regione. Per la FIVET l'andamento è diverso, si vede che le donne toscane invece hanno un andamento pressoché stabile a partire dal 2008 fino al 2016, c'è una leggera flessione nel 2016, mentre il numero delle donne che si rivolgevano ai servizi toscani dal 2011 al 2015 era superiore a quello, era in crescita, era superiore a quello appunto alle prestazioni richieste dalle residenti in Toscana. Nel 2016 questo numero è molto diminuito, come si vede è ancora superiore il numero delle residenti fuori regione al numero delle toscane, però c'è stata una drastica riduzione. Da dove vengono le donne che si rivolgono ai nostri servizi? Dunque, negli anni, nel triennio dal 2013 al 2015, si vede che le toscane sono il numero superiore, come era dimostrato anche nell'istogramma precedente, le toscane sono il numero superiore. E la grande maggioranza delle pazienti, delle donne che vengono da fuori regione vengono dal Lazio. Addirittura per la fecondazione in vitro si vede che il numero delle donne che provengono dal Lazio è superiore a quello della Toscana. Non sono trascurabili nemmeno i numeri dell'Emilia Romagna e della Campania. Via via poi dopo le altre regioni sono meno rappresentati. Per quanto riguarda il 2016, quindi l'anno in cui c'è stato quella brusca riduzione delle prestazioni registrate per la FIVET, si vede che la Toscana è la regione da cui provengono la maggior parte delle donne, e il Lazio è ancora la regione da cui proviene il maggior numero di casi da trattare, però è appunto il numero minore rispetto alla Toscana. L'età della donna. Si assiste per la inseminazione intrauterina
a una progressiva riduzione della quota delle donne che hanno meno di 35 anni a partire dal 2002. Nel 2002 avevamo un 55% di donne con meno di 35 anni, arriviamo nel 2016 a vedere una percentuale rappresentata intorno al 40%. Quindi aumentano le donne con più di 35 anni e c'è una sostanziale stabilità senza un trend particolare del sottogruppo di donne ultra quarantenni. Questi trend sono più evidenti per quanto riguarda la FIVET. Anche qui c'è comunque una gradualità, si vede molto bene, però si passa dal 50% delle donne con meno di 35 anni nel 2002 al 28% nel 2016. Parimenti, le donne con più di 40 anni passano da una percentuale intorno al 10% nel 2002 a una percentuale che supera il 25% nel 2016. Quindi, in accordo anche con la tendenza generale in tutti i temi che riguardano la gravidanza e la procreazione, sia la FIVET che l'inseminazione intrauterina non si discostano da questa tendenza regionale. Il numero di cicli a cui le donne si sottopongono è stato un numero, si vede che fra il 2005 e il 2016 il numero dei cicli, questo è complessivo, riguarda sia la FIVET che l'inseminazione intrauterina, il 46% di casi è soltanto un ciclo, nel 28% sono due cicli, via via le percentuali si riducono, comunque diciamo, il 90% delle donne fa da 1 a 3 cicli. Cominciamo a vedere gli esiti. Questo è una torta relativa al complesso, quindi delle tecniche utilizzate, e questa è ottenuta incrociando il flusso delle prestazioni ambulatoriali con il flusso delle schede di missione ospedaliera, quindi si parla di ricoveri. Dopo l'ultima procedura di procreazione assistita, l'esito, non c'è stato nessun ricovero nel 62% dei casi. Del 37% dei casi restante, un quarto delle donne complessive esita in un parto. Tutti gli altri casi sono ricoveri per altri motivi, in cui appunto ci sono l'aborto, le gravidanze ectopiche, l'interruzione volontaria di gravidanza per cause ovviamente dipendenti dalla salute del feto e della donna, complicazioni della gravidanza, e poi c'è sempre presente una fetta importante di diagnosi molto generiche, sempre di ambito ostetrico e ginecologico, però sono diagnosi appunto che non fanno ben capire il motivo del ricorso al ricovero. Il dato importante è che un quarto delle donne che si sono sottoposte a una o più procedure di fecondazione assistita in Toscana fra il 2002 e il 2016 vanno incontro alla gravidanza, al parto. Per quanto riguarda il numero delle inseminazioni intrauterine, si vede anche qui che oltre il 90% delle donne fanno da 1 a 3 cicli, hanno fatto da 1 a 3 cicli nell'arco di anni dal 2002 al 2016, oltre il 50% una sola prestazione. Successivamente all'inseminazione intrauterina si vede che il numero di procedure che esitano in un ricovero è minore rispetto al totale, con un numero di parti che è del 15%, grosso modo, poco meno del 15%. Questo istogramma fa vedere, sono classi di triennali, vedete l'ultima è dal 2014 al 2016 e via via di 3 anni in 3 anni fino ad arrivare al 2002.
Quindi si rivede di nuovo come è stato l'andamento dei parti. Il triennio 2014-2016 è sottostimato perché le donne vengono seguite per 300 giorni dopo l'ultimo intervento di inseminazione, di procreazione assistita, e quindi il 2016 non ha ancora avuto il completo svolgimento dei 300 giorni. Noi adesso abbiamo nella banca dati un discreto livello di completezza per tutte le prestazioni che arrivano a agosto-settembre del 2017, quindi insomma manca ancora un po' arrivare a 300 giorni, quindi c'è una sottostima. In ogni caso si vede che il parto incide per il 15% delle procedure effettuate, e i parti plurimi sono quasi il 2% e i parti con tre o quattro feti sono un numero molto basso, 0,1%. Con l'età della donna le percentuali di successo vanno a diminuire. Qui si vede come la percentuale scende dal 17% nelle donne che hanno meno di 35 anni fino ad arrivare al 6% nelle donne che hanno 42 anni. Per quanto riguarda la FIVET, di nuovo qui si vedono i cicli a cui sono sottoposte le donne, si arriva a una percentuale che arriva superiore al 95% dei casi per numeri di cicli da 1 a 3. In questo caso l'esito in ricovero si riscontra più frequentemente, sono soltanto 62% le prestazioni che non esitano in un ricovero e il 25% esita in un parto, quindi una procedura su quattro poi dopo esita in un parto. Come si vede, qui c'è questa apparente flessione che si è riscontrata prima per il triennio 2014-2016, comunque la percentuale di parti varia negli anni dal 24% al 27% e qui bisognerà aspettare qualche altro mese per avere dati complessivi, ma più o meno non dovremo discostarsi dall'ultimo trimestre completo. Parimenti a quello che si è visto nella inseminazione intrauterina, la percentuale di successi decresce con l'età della donna. Abbiamo oltre il 30% per le donne con meno di 35 anni, si arriva a percentuali di parti fino all'8% delle donne, 8,5% delle donne con 43 anni. Non ho una diapositiva di conclusioni perché, come vedete, intanto anche i dati dell'ultimo triennio sono dati che sono affetti da un'incompletezza ancora del 2016 e perché gli esiti poi dopo andrebbero completati con un follow-up che ancora non è possibile vista la esiguità statistica dei numeri a disposizione dei parti, e quindi ancora non abbiamo dati toscani su come effettivamente poi dopo, se ci sono differenze come si diceva appunto nel disclaimer del convegno di oggi, nella vita dei soggetti che nascono da PMA piuttosto che quelli appunto che hanno seguito un parto a una procreazione non assistita. I prossimi anni ci potranno dire qualcosa di più, gli approfondimenti saranno da fare, sono sicuramente possibili, e alcune casistiche più esigue potranno essere seguite attraverso anche l'esame delle cartelle cliniche, è tutto un lavoro che si può appunto impostare insieme essenzialmente ai gruppi dei clinici interessati. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Allora, c'è una piccola inversione perché Mencaglia arriva un pochino più tardi, quindi chiamerei Antonio Panti. Credo che si senta meglio da questi microfoni, vero? Allora forse, guarda. Si è acceso? Sì. Buonasera a tutti, anzi buongiorno e grazie dell'invito. Un argomento veramente molto importante. Nella prima slide ci ha fatto vedere Andrea, ha elencato una serie di grandi temi che sono toccati, in qualche modo coinvolti in questo problema della popolazione medicalmente assistita. E evidentemente stiamo abbracciando qualcosa di estremamente complesso nella società moderna. Tocca una serie di punti nevralgici, non per niente il dibattito sulla protezione assistita è stato particolarmente forte, magari viziato in Italia dal prevalere di una posizione ideologica, quella cattolica, che di per sé proibisce ogni atto generativo non derivante dall'atto sessuale, naturalmente atto sessuale non, se non quello del coniugio maritale, questo è logico, e che ha portato addirittura a una legge, quella del 2004, che poi è stata particolarmente picconata, diciamo, da virgolette, dalla Corte Costituzionale. Però al di là della peculiarità italiana, il dibattito c'è in tutto il mondo e tocca proprio tutti quei complessi temi che riguardano noi medici che pratichiamo la protezione assistita, che siamo coinvolti in prima persona, perché non possiamo ignorarlo, anche se, ricordiamoci, intanto noi medici dobbiamo preoccuparci degli aspetti scientifici, il primo punto toccato. Da questo punto di vista voglio ricordare come è nata in Toscana la regolamentazione, che come voi sapete è la prima in Italia e quella che poi ha fatto da base a quelle sono gli attuali regolamenti nazionali. Io ricordo che ero già presidente dell'ordine nel 98-99 e mi capitò una protesta di un cittadino contro un dentista per una malpractice, un dente che non era stato posizionato bene. Beh, affido questo problema, c'è una commissione odontoiatrica. Qualche mese dopo mi venne una protesta di una cittadina perché sosteneva che aveva praticato un ciclo di protezione assistita in un ambiente, a suo dire, una specie di tugurio, poco confacente, poco scientifico. Scusate, mi sono dimenticato di spengerlo. Vabbè, io guardo questo esposto e la segretaria mi fa: ma guardi, presidente, che è lo stesso medico che ha dei due esposti, evidentemente pratica tutte e due queste tecniche. Infatti scoprimmo che questo medico al mattino faceva l'odontoiatra e c'era stata una protesta nei suoi confronti. Nel pomeriggio faceva il ginecologo e praticava la protezione assistita. E c'era stato un esposto nei suoi confronti anche per le condizioni igieniche in cui lavorava. Io ricordo che allora andai da Martini, che era assessore alla sanità, pensa quanto tempo fa, e gli dissi: guarda assessore, lascia stare il dibattito ideologico che lo deve risolvere il Parlamento, non è un problema, si può risolvere in Toscana.
però resta un fatto che si può risolvere in Toscana. Intanto potremmo regolamentare, perché è competenza regionale, accreditare le strutture delle quali si pratica la procreazione medicalmente assistita, cioè fare un regolamento che ne definisca i termini strutturali, di personale, di organizzazione. Dire che lì dentro non, insomma, la procreazione assistita la deve fare un ginecologo con determinate caratteristiche professionali, non un dentista che si improvvisa anche ginecologo. Cioè, si possono dare delle regole estremamente stringenti. L'assessore mi dette ragione e ne venne fuori, poi fu promulgato da Rossi nel 2001, il primo regolamento dove appunto definivamo le caratteristiche strutturali, organizzative e di personale di tutte le strutture dove si può praticare procreazione assistita. Furono i primi in Italia. Perché dico questo? Racconto questo perché intanto non dobbiamo dimenticare anche questo aspetto del problema. Adesso direi c'è una regolamentazione nazionale estremamente stringente ed estremamente precisa, però noi medici dobbiamo ricordarci che per prima cosa dobbiamo garantire la sicurezza del paziente e quindi in strutture così delicate, così dove si praticano prestazioni così complesse, è evidente che intanto garantiamoci, secondo le regole della scienza medica, che chi vi lavora dentro, le persone, che la struttura in quanto tale, l'organizzazione del lavoro, la dotazione strumentaria siano quelle giuste, cosa che adesso ormai è definita con ampiezza di documentazione da regolamentazioni nazionali. Allora però si apre tutto il fronte del problema di cui ci volevamo occupare stamani, che è un fronte non da poco, è logico. Beh, intanto c'è una, penso, un'osservazione da fare. La procreazione assistita è una tecnica. Si dice che modernamente ormai si può far sesso senza far figlioli, basta prendere la pillola, no? E si può far figlioli senza far sesso attraverso la procreazione assistita. Questa tecnica risponde a esigenze profondamente umane, o comunque a un'esigenza che c'è. Quindi, tanto per cominciare, è assolutamente impossibile, a mio avviso, rallentare, bloccare tecnica che risolvono i problemi della gente. Se una tecnica risolve i problemi di qualcuno, è evidente che poi va avanti. Va avanti, si perfeziona perché c'è richiesta. E in fondo non è una questione di ragionamento di mercato, è un ragionamento reale. Tutte le persone. Però i problemi che ci sono credo che possano essere divisi in alcune categorie, che poi ritorna a quanto ci diceva Andrea all'inizio. Intanto avere più certezze ancora sui dati clinici rispetto alla gravidanza e agli esiti della gravidanza. Da questo punto di vista, pur non occupandomi professionalmente del problema, anzi ne sono lontanissimo, però so che esiste ormai una vasta messe di letteratura che dà questi dati e li dà in modo sufficientemente tranquillizzante anche rispetto alle tecniche più moderne che si praticano anche a Firenze, sia nei centri, in particolare nei centri pubblici, essendo problemi non di secondaria importanza, perché pensate, insomma, il trasferimento di ovuli, di embrioni, il recepimento dell'ovulo o dello spermatozoo, problemi complessi, il trasporto, che effettivamente sono da affrontare, ma con grande severità. Ma in realtà anche qui abbiamo una serie di regolamenti nazionali e internazionali
che insomma, danno sufficiente garanzia. Anche l'acquisizione di, come avviene spesso, di ovuli o di gameti all'estero avviene secondo norme transnazionali, norme europee. Quindi da questo punto di vista c'è il problema, c'è una serie di problemi comunque di ordine sempre scientifico che però stiamo affrontando, mi sembra, in maniera soddisfacente. Si apre tutto il resto del ventaglio dei problemi, che sono problemi anche filosofici, anche politici, tra virgolette, anche economici, certo. Beh, ora io diciamo, non entro in questo momento, in questa sede, in questo aspetto del problema, perché è più un parere personale che un parere dei medici. Il parere dei medici è, al di là, ripeto, degli aspetti generali del rischio clinico. I medici adesso sono impegnati a che le loro strutture siano le più in regola con ciò che ci, di modernamente ci viene detto, a tutela comunque della procedura assistenziale. Ma questo già detto, ho raccontato le perché all'inizio dell'episodio del dentista ginecologo. Sull'altro versante noi abbiamo il codice deontologico. Il codice deontologico parla di procreazione assistita e ne parla già il codice deontologico del 96, quindi assai tempo prima della legge. Però dice quelle cose a cui poi in definitiva è addivenuta anche la Corte Costituzionale, cioè determinate aperture e anche determinate chiusure. Rispetto all'utero surrogato, rispetto all'uso commerciale degli embrioni, alle garanzie, dicevamo, sul, da dare sul piano clinico, l'informazione esatta, a una particolare attenzione all'età gestazionale. Il codice deontologico, diciamo che in breve articolo, si riferisce ai punti fondamentali del, in parte della legge, ma più che altro del dettato della Corte Costituzionale. Quindi da questo punto di vista non possiamo altro che, come dire, assistere e partecipare al dibattito in corso, sia per acquisire sempre di più evidence, no? Come si dice adesso, certezze scientifiche, prove, sia per diciamo, accompagnare attraverso una valutazione tecnica e di quello che succede, quello che è l'evoluzione del pensiero della società, che in linea di massima direi sta lentamente accentando queste procedure che anche se ancora ci possono essere insomma, qualche remora, ma nell'insieme insomma, il figlio nato alla procreazione assistita, specialmente la procreazione omologa, è ormai diciamo, un fatto socialmente certamente accettato a cui ricorre diciamo, qualsiasi coppia, penso ormai indipendentemente da dalle loro idee politiche o religiose. E quindi è un fenomeno in progress, ben hanno fatto gli organizzatori a sollevare ancora questo problema, perché poi è da dibattiti come questi che possono arrivare idee per proseguire nel confronto, nel dibattito e anche idee su quali sono i punti critici sui quali investire diciamo in attenzione ma anche in ricerca di dati scientifici. Noi, ripeto, siamo tranquilli come categoria, nel senso che la regolamentazione c'è, i centri toscani sono in effetti sia pubblici che privati, nello stesso modo assolutamente efficienti e tutti
minuziosamente in regola con le normative, e perché il codice deontologico che attualmente è vigente ricalca le idee che in questo momento, da un punto di vista giuridico e da un punto di vista anche sociologico generale, sono quelle, diciamo, considerate attuali. Poi il discorso antropologico è molto più complesso, riguarda il concetto di procreazione in quanto tale, ma mi sembra che l'evoluzione, il trend sia quello verso l'accettazione sempre maggiore di queste tipo di pratiche, che sono rese sempre più necessarie anche, lo sappiamo, da un piccolo aumento dell'infertilità che negli ultimi anni abbiamo registrato. Grazie e buon lavoro. Allora, dunque, il titolo Gravidanza dopo procreazione medicalmente assistita è diversa, e si pongono degli interrogativi così nel dépliant di invito. Si dice anche che inoltre dati sempre più solidi depongono per delle differenze tra gli individui nati dopo procreazione medicalmente assistita e quelli nati dopo concepimento naturale. E questo ovviamente ci saranno studi, andranno validati, e credo che le relazioni che seguiranno dibatteranno su tutto questo. Io vorrei introdurre un altro tema. Certamente è diverso il clima sociale, il clima, diciamo, affettivo e relazionale su cui si instaura questo figlio, cioè il contesto dell'allevamento del figlio ha una grandissima importanza. Qui ora non parlo di effetti medici, parlo della strutturazione delle relazioni della personalità. E notavo nei dati portati dall'ARS che molto si ricorre sempre di più in un'età dai 40 anni in su, diciamo, a queste procreazioni medicalmente assistite. Questo crea un contesto genitoriale che è diverso da un progetto fatto in più giovane età. Ecco, questi temi ovviamente non saranno dibattuti in questo convegno, però forse meriterebbe farlo, perché io, come pediatra ormai da 42-43 anni che faccio questo lavoro, vedo un progressivo cambiare della genitorialità, e devo dire in peggio, non in meglio, anche per gli effetti che poi vediamo sui figli. Ecco, mi domando se è stato un po' studiato invece questo tipo di contesto affettivo e relazionale che nasce da un progetto diverso, da una procreazione diversa. Ecco, questo forse sarà argomento di un altro convegno, e intanto ve lo illustro. Ridammi la parola. Allora, dato la parola a Quartini adesso. Allora, si diceva che il tema della procreazione medicalmente assistita si può affrontare da diversi punti di vista. Un tema sicuramente è quello dell'indotto economico. Questo è un aspetto da non trascurare mai. Ora non vorrei soffermarmi troppo sui dati epidemiologici, però il dato nazionale è che sono circa 75.000 nel 2016 donne che si sono rivolte per una procreazione medicalmente assistita nei 366 centri di procreazione medicalmente assistita sparsi sul territorio nazionale. Hanno fatto grosso modo 95.000 cicli di procreazione medicalmente assistita con le varie tecniche. Sono nati poco più di 12.000 nati vivi, e di questi 800 circa sono con l'eterologa, gli altri sono tutti con l'omologa. Ora, diciamo, provate a vedere un attimo questo grande numero, 75.000
donne che fanno 94.000 cicli. Siamo attorno a un indotto economico che potrebbe aggirarsi attorno al miliardo nel nostro paese. Di per sé, come costo, come investimento, come meccanismo di economia che muove anche i bisogni in qualche modo, che qualche volta li induce. Quindi c'è anche questo meccanismo di integrazione tra un desiderio, il bisogno di un figlio e un sistema sempre più tecnologico, scientificamente sempre più evoluto, che può fartelo realizzare questo desiderio. No, queste due cose si mescolano insieme, ma in questa miscela, l'elemento economico non è un elemento da trascurare. Nel 2001 i costi medi, provo a buttarli lì, no? Proprio come ragionamento, come momento di riflessione comune, i costi medi nel Regno Unito erano grosso modo 4.000 euro per ogni ciclo. A Chicago nel 2005 la FIVET omologa costava 7.900 euro, non includeva farmaci, congelamento di embrioni, crioconservazione, scongelamento e trasferimento, che possono arrivare a costare ulteriori 6.000 euro. L'eterologa veniva a costare circa 20.000 euro. Chicago 2005, dati che mi sono appunto un pochino guardato per dare un pochino un'idea. A Singapore nel 2017 si poteva fare una FIVEP con 16.000 euro. Questo un pochino per... Chiaramente poi questi conti risentono anche di ciò che viene fornito. A Singapore, per esempio, vengono forniti anche dei cicli d'agopuntura. Siamo nell'Oriente, c'è un certo tipo di percorso. In altri servizi no. Per quanto riguarda l'Italia, vedete, nelle strutture pubbliche, fino ad ora fondamentalmente, si poteva pagare dai 30 ai 1.000 euro. Ora in realtà ancora non lo sappiamo a livello nazionale quanto verrà a costare per il cittadino un percorso di procreazione medicalmente assistita, perché abbiamo il decreto che introduce la procreazione medicalmente assistita fra i LEA, ma non abbiamo ancora il decreto attuativo che dovrà definire un'omogeneità su tutte le regioni italiane. Cittadinanza attiva stimava 1.000 euro per esempio a Palermo, nel Lazio il ticket arrivava attorno a 1.000 euro, in Puglia il ticket 700 euro sotto un certo reddito ISEE, lì c'erano anche le fasce di reddito, in Liguria tra i 600 e i 1.000 euro, in Sardegna 1.000 euro, in Toscana 500 euro per l'omologa, circa 700 euro per l'eterologa. Nella Lombardia la situazione era più nebulosa, da un lato il ticket più basso, 36 euro, dall'altro la Lombardia non ha mai inserito nei livelli essenziali di assistenza la fecondazione in vitro, per la quale prevede una tariffa di 5.200 euro, quasi il doppio di quella prevista nei LEA. Nel caso dell'eterologa, di fatto, negli ospedali pubblici si faceva solo in tre regioni, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, appunto prima dell'inserimento nei LEA attuali. Fuori da queste regioni, le cliniche private in Italia chiedono per un ciclo mediamente 4.200 euro al nord, 5.200 al centro, 2.900 al sud e nelle isole. E poi naturalmente c'era e c'è ancora oggi chi preferisce andare direttamente all'estero. Quindi c'è anche questo aspetto migratorio che non è di poco conto. Spagna, Grecia, Europa dell'Est sono le mete preferite. La Danimarca, addirittura su questo sito, non vorrei fargli pubblicità, però su questo sito possiamo trovare anche in italiano tutte le tariffe. Si può arrivare a 12-13 mila euro circa per ogni prestazione che viene fornita in questo sito. Tra l'altro la Danimarca, insomma, è stata un po' anche da gossip per questo inseminatore
europeo di cui parlavano molti rotocalchi e chiaramente comportava anche una serie di problemi. Queste sono le tariffe che la Regione Toscana nel 2004 con una delibera aveva predisposto, vedete 475 euro, 13 euro, 1800 euro per una FIVEP diciamo il cittadino comunque extra LEA aveva la possibilità di accedere nelle strutture pubbliche o nelle strutture convenzionate con il sistema pubblico pagando circa 500 euro per ciclo. Poi c'erano altri soldi da aggiungere per alcune prestazioni precedenti allo stato di gravidanza fondamentalmente, che però erano previste in un contesto di ticket aggiuntivo, quindi si poteva arrivare, poi si entra nel percorso della gravidanza giustamente, quindi il protocollo è quello come per tutte le gravidanze, si poteva arrivare però a circa 600-700 euro massimo. Quindi in questo la Toscana, ve le scorro velocemente per dire quanto contribuiva comunque anche in termini di sicurezza, in termini di attività all'interno delle strutture pubbliche, rispetto ai 500 euro aggiungeva quello che manca da queste tariffe fondamentalmente. Quindi la Toscana in questo senso, come diceva Panti, è sempre stata un po', diciamo, a un livello evoluto, ha sempre cercato di anticipare e gli va riconosciuto quello che poi poteva rappresentare un sistema pubblico che naturalmente garantendo più sicurezza e più controllo del privato la maggior parte di noi, la maggior parte dei cittadini apprezza. Questo non c'è discussione. Poi chiaramente non entro in merito all'annosa questione se come pensiamo noi il sistema pubblico debba essere assolutamente difeso e non definanziato e non depotenziato, ma non è oggetto di questo ragionamento ad oggi. Di fatto il decreto del Presidente del Consiglio di gennaio 2017 ridefinisce LEA rispetto all'ultima revisione che era addirittura del 92, quindi ci si è messo 30 anni a rifare la revisione di LEA, e in questa definizione dei livelli essenziali di assistenza finalmente anche la procreazione medicalmente assistita va a inserirsi nel nomenclatore, quello nuovo, della specialistica ambulatoriale. E quindi diventa un livello essenziale di assistenza che tutte le regioni devono garantire. In particolare di questo decreto, l'articolo 24 e l'articolo 29 introducono appunto il fatto che alla lettera I dell'articolo 24 la consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità, infertilità e per procreazione medicalmente assistita viene sancito che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. E credo che sia un passo avanti, laicamente parlando, perché quando si tratta di tecniche scientificamente disponibili che possono accrescere lo stato di salute dei cittadini, il servizio sanitario pubblico deve essere capace di erogarle con il massimo di attenzione, con il massimo di qualità, e quindi deve essere anche capace di avere dei criteri per valutare anche quello che è il privato convenzionato, che ripeto, dal nostro punto di vista dovrebbe essere tutto pubblico, quindi questo aspetto è comunque un aspetto che nel momento in cui c'è il privato convenzionato deve avere dei requisiti di accreditamento e di autorizzazione che il pubblico deve verificare continuamente. Questo è un elemento fondamentale. L'elenco delle prestazioni ambulatoriali specialistiche include chiaramente tutta la parte della fecondazione intracorporea, la FIVET, la ICSI, il trasferimento in utero degli embrioni ottenuti da queste tecniche, e richiederanno un pagamento di ticket che le regioni decideranno in autonomia.
ma ripeto, c'è un decreto attuativo che stiamo aspettando, per cui in realtà dovremmo fare un'operazione di omogeneizzazione, se non altro, cioè di un livello, come dire, di rendere equo su tutto il territorio questo tipo di percorso, anche ai fini di ridurre il più possibile la migrazione sanitaria, perché questo è un elemento sicuramente fondamentale. Si è visto prima quanto Fabrizio Gemme ci faceva vedere quanta migrazione c'è nella stessa Toscana, perché era fra le tre regioni che aveva la procreazione medicalmente assistita, non solo rispetto all'eterologa, inizialmente era l'unica che le favoriva extralea. C'erano tutte le altre regioni, non ce l'avevano come extralea, cioè come regione che si era assunta questo tipo di impegno. Direi quindi, e qui concludo la diapositiva dopo, è per l'introduzione della tavola rotonda che ci sarà nel pomeriggio, concludo dicendo che c'è una parte non irrilevante su cui comunque è assolutamente fondamentale riflettere, perché quando dietro un percorso terapeutico, un percorso sanitario, si introduce un interesse economico, un profitto così significativo, così importante, detto siamo nell'ordine ed è un ordine sicuramente sottostimato, di circa 1 miliardo l'anno che gravita attorno ai centri per la procreazione medicalmente assistita. Cioè, quindi siamo attorno a un volume d'affari enormi, bisogna anche essere molto attenti. Per questo io dico va privilegiato il sistema pubblico, perché è un sistema pubblico che per definizione non può fare profitto, è sicuramente più sobrio di un sistema privato che invece il senso della sua esistenza è proprio il profitto stesso. Quindi quando girano attorno ad una tecnica così tanti soldi, così tanti finanziamenti, essere molto attenti al fatto che questo non abbia un valore più alto dell'utilità del trattamento stesso. E questa cosa la può fare il pubblico, ma la può fare soprattutto un cittadino consapevole. Quindi conoscere questo aspetto è un aspetto assolutamente rilevante e credo sia un passo avanti comunque il fatto che si sia arrivati finalmente a inserirla nei livelli essenziali di assistenza, perché se non altro garantisce sia il sistema pubblico questo rispetto a certi criteri di valutazione, di controllo e di verifica, ma garantisce anche il sistema privato che comunque si deve adeguare allo stesso tipo di controllo, di verifica e di attenzione da parte delle strutture pubbliche. Io procederei con la sessione successiva, aspetto naturalmente la chiamata di Luca Mencaglia che chiamerà in videoconferenza e entriamo in questa seconda sessione che parla di aspetti clinici relativi alla procreazione medicalmente assistita. Questo è un pochino il fulcro centrale della nostra discussione. Perché? Perché sono sempre più ormai alcune segnalazioni che potrebbero, metto sempre un condizionale, potrebbero suggerire che ci sono anche degli effetti collaterali sui nati vivi. Degli effetti collaterali non desiderati, ovviamente, come tutti gli effetti collaterali, ma questo aspetto ci induce a una riflessione che poi affronteremo nella tavola rotonda,
anche di tipo etico, cioè il sapere che i nati da procreazione medicalmente assistita possono andare incontro con più probabilità ad alcune malattie rispetto ai nati in maniera naturale, come dire, è un'informazione aggiuntiva rispetto alla quale chi fa questa scelta giustamente deve fare una scelta più responsabile, perché sapere questo implica anche la capacità di essere pronti o comunque di essere capaci di accettare anche queste problematiche che magari, come dire, non si possono vedere con sistemi genetici pre-nascita, ma magari si vedono dopo, quando i piccoli sono nati. E lo vedremo con queste due relazioni, il primo è Maurizio Fontanarosa, il secondo è Stefano Rimoldi, che ci racconteranno qualcosa di assolutamente interessante su cui davvero occorre meditare in maniera significativa. Do subito la parola a Maurizio, che mi sa che devi andare là. Sì. Sì. Perché? Perché? Nel podio. La relazione lì. Ah, next. Allora, fino ad ora sono stati affrontati si sente? L'ho incrociato. Dei problemi di tipo, è molto meglio, dei problemi di tipo epidemiologico e organizzativo, in cui la Toscana è stata all'avanguardia e ha fatto da modello alle altre regioni, come anche in altri campi della sanità. Vorrei però portare l'attenzione sul tema specifico medico, che è: la gravidanza medicalmente assistita è diversa? Questo sarà il punto della mia relazione e di Stefano Rimoldi, che è un cardiologo a Berna. Questo è il punto fondamentale. Allora, nella fecondazione medicalmente assistita, in tutte le sue varianti, partendo anche dalla stimolazione ovarica, i medici, i biologi, hanno cercato di, e sono riusciti ad eseguire artificialmente gli stessi passaggi che avvengono nel corpo dell'uomo o della donna e prima della fecondazione e dopo la fecondazione. Il punto del quale, prima vedendo, diciamo, le conseguenze cliniche e poi studiando sugli articoli che si occupano di questo campo, sul quale mi sono focalizzato e che mi sembra, insomma, di aver compreso, è questo, molto semplicemente, che la maturazione dell'ovocita, la fecondazione dell'ovocita da parte dello spermatozoo per ottenere uno zigote e lo sviluppo dello zigote fino al quinto, settimo giorno, quando arriva nell'utero e si impianta, è significativamente diverso nella fecondazione assistita da quello che avviene naturalmente, e purtroppo è diverso in peggio. E questo, da un punto di vista scientifico, si poteva sapere, e già probabilmente lo sapevano, comunque c'erano tutti i presupposti scientifici e logici argomentativi per comprenderlo, quando è stato
messo, quando, sono, quando è stato, diciamo, ottenuto il primo bambino, perché già gli animali, a livello di animali, cioè gli animali da allevamento e di, da esperimento, negli animali erano state ottenute delle gravidanze degli animali da procreazione medicalmente assistita e si sapeva già che erano diversi. Per quale motivo, dov'è che i punti, diciamo, critici che sono diversi? Allora, l'accelerazione della maturazione dell'ovocita, le modalità di fecondazione e di crescita nei mezzi di cultura sono diversi dagli eventi naturali. I mezzi di cultura nei quali si sviluppa nei primi giorni l'embrione, comincia a dividersi, sono significativamente diversi dal liquido che dalle cellule della tuba. E durante l'annidamento l'utero, anche solamente con la per il fatto che è stato super stimolato e quindi c'è un tasso ormonale molto più alto di quello normale, ha delle caratteristiche diverse. Questo da quello naturale, dalla situazione naturale. Questo che cosa provoca? Durante questo periodo avvengono degli eventi importantissimi a livello del DNA, cioè della programmazione dell'individuo, che si possono paragonare a, anche se non è chiaramente perfettamente così, a quello che avviene in un computer con il sistema operativo, che si può paragonare al DNA, e con i programmi applicativi, che sono, diciamo, quello che veramente poi una persona utilizza del computer. Come avviene nel computer, attraverso dei blocchi della corrente praticamente nelle valvole che ci sono all'interno, nei microprocessori hanno sostituito le valvole, l'informazione viene bloccata o facilitata. E la stessa cosa avviene durante questo periodo della formazione dell'ovocita, della maturazione dell'ovocita e nello sviluppo iniziale dell'embrione nel DNA, cioè avvengono degli eventi che sono sostanzialmente la metilazione del DNA che se il DNA viene metilato il gene non si esprime, è come se non esistesse. Se invece non viene metilato, il gene funziona normalmente. Questi fenomeni avvengono in maniera diversa nelle condizioni, diciamo, artificiali. Questo è il punto fondamentale. Quindi DNA modulato dalla metilazione e dall'imprinting, e il microprocessore che viene modulato dal programma poi applicativo. Quindi programma applicativo, con lo stesso DNA si possono fare cose diverse. E questo l'abbiamo detto. Quindi quali sono gli effetti di questa diciamo alterata o diversa significativamente modulazione del DNA nell'embrione? I geni che sono più interessati sono quelli che controllano il metabolismo, la crescita dell'embrione e i geni che controllano lo sviluppo del sistema cardiovascolare, perché è il primo che si sviluppa. Si conoscono anche i geni
per esempio il gene che controlla, simile a quello dell'insulina che controlla la crescita, il gene NOS che controlla, diciamo, l'attività di dilatazione delle arterie, il gene OX che controlla il piano corporeo, molto importantissimo, quello che uno dei geni che controlla la distribuzione delle cellule all'interno dell'embrione. Negli studi su animali ed esperimenti ed allevamento è stata individuata una sindrome specifica che è tipica delle, per esempio delle mucche da allevamento, delle pecore da allevamento, che si chiama Large Offspring Syndrome. Cioè, sono dei bovini da allevamento che sono anormalmente grandi, sia alla nascita sia successivamente, ed hanno una crescita relativa degli organi diversa. Cioè, la mucca è grande, ma il cuore è relativamente più grande degli altri organi. Perché è stato individuato anche il gene più responsabile di questo, che è il KCNQ, che è lo stesso gene che è alterato in una sindrome che si chiama sindrome di Beckwith-Wichmann e che è una delle sindromi che sono più frequenti nei bambini che nascono da fecondazione Beckwith-Wiedemann, da fecondazione procreazione medicalmente assistita. Quali sono invece nell'uomo? Allora, il punto fondamentale, quindi il tema è diversa la gravidanza e la fecondazione medicalmente assistita? Negli animali sì, è diversa, e noi ci occupiamo degli OGM, del grano OGM, che è veramente difficile che ci abbia delle proprietà nutritive diverse dal grano non OGM, ma gli animali, la carne che andiamo a acquistare è quasi tutta OGM, tutta, perché che cosa hanno, perché viene preferita la fecondazione artificiale nei bovini? Perché così il tempo fra una generazione e l'altra viene accorciato. Cioè, la mucca, dopo aver fatto il vitello, vorrebbe aspettare un anno, mentre invece l'allevatore la feconda dopo 6 mesi. E il problema maggiore medico della procreazione medicalmente assistita è la gravidanza multipla, e qui c'è anche un riflesso pratico, diciamo, politico, di cui parlerò dopo. E su questo non c'è nessun dubbio che le gravidanze multiple, bigemine, trigemine, quadrigemine, hanno causato un aumento di mortalità e morbilità prenatale. Questo è certo, confermato in Canada, negli Stati Uniti, perché la gravidanza multipla è la gravidanza più a rischio, specialmente la trigemina, e anche perché, e qui si ritorna al titolo, è diversa, le gravidanze multiple dopo procreazione medicalmente assistita sono diverse, lo spettro è diverso. Anche se si introduce un solo embrione, la possibilità che questo embrione poi si divida e produca una gravidanza bigemina è più alta. In particolare sono molto più frequenti, è molto più frequente la gravidanza più a rischio di quelle gemellari, che è la monocoriale. Cioè, nelle gravidanze multiple dopo procreazione medicalmente assistita, la percentuale di gravidanze monocoriale è molto più alta che nelle gravidanze multiple spontanee, e aumentano moltissimo se viene trasferito l'embrione a livello di blastocisti, che dà più possibilità di gravidanza, ma c'è un rischio molto maggiore di
di esitare in una gravidanza gemellare monocoriale. Chiaramente questo, diciamo, ha causato, diciamo, è qualcosa di proprio lampante per chi lavora in un ospedale ad alto rischio, aumentato il rischio di mortalità perinatale con tutte le sue conseguenze, ma anche di complicazioni materne. Anche questo bisogna tenere conto. Quando si parla di gravidanza complicata, non è implicato solamente il feto e poi il bambino, ma ci sono dei problemi importanti anche, ci possono essere anche per la madre e anche dopo che ha partorito, perché per esempio la cestosi aumenta il rischio di ipertensione dopo la nascita. Cosa cambia invece nella gravidanza singola? Cioè, la gravidanza multipla è il problema numero uno e c'è anche il modo di risolverlo. Nella gravidanza singola, già da tempo, per esempio per il test combinato che si fa alla 12ª settimana per valutare il rischio di sindrome di Down, ed è un'ecografia associata a delle valutazioni ormonali, a delle misurazioni ormonali, era stato visto che i principali ormoni prodotti dalla placenta a quell'epoca, cioè l'HCG e la PAPI, che sono collegate alla funzione placentare, avevano delle concentrazioni significativamente diverse, simili a quelle della gravidanza Down. Quindi una placenta un po', come dire, ritardata, significativamente diversa. Le differenze nella placenta però sono anche, cioè la placenta controlla, attraverso la placenta passa lo sviluppo, la crescita del feto, e un buon sviluppo placentare previene le complicazioni, specialmente il parto prematuro e la cestosi, quindi è il passaggio per le complicazioni successive. Allora, il dottor Panti, cioè il dottor Panti, ha detto, diciamo, anche fiero di questo, giustamente, quali sono stati i risultati dell'azione dell'Ordine dei Medici combinata con quella della Regione Toscana nel disciplinare e le procedure, l'attività dei medici nella procreazione medicalmente assistita, e prima era una giungla, con risultati buoni. Però quando ha detto che i dati sui parti sono confortanti, diciamo, è qualche cosa che, da quello che io ho studiato e ho visto, non risulta. Perché proprio per i motivi biologici riguardo al diverso imprinting genomico, insomma alla diversa modulazione dei geni che avviene durante l'iperstimolazione ovarica, l'annidamento e lo sviluppo dell'embrione, gli studi che hanno seguito le gravidanze da procreazione medicalmente assistita hanno visto che c'è un rischio aumentato di tutte le principali complicazioni della gravidanza, circa il doppio per il parto prematuro, per l'accrescimento insufficiente del bambino. E la cosa interessantissima che a me mi ha colpito è che non è che questi effetti siano limitati alla fecondazione in vitro, che sembrerebbe la cosa più artificiale, ma anche l'induzione dell'ovulazione da sola, cambiando proprio la situazione ormonale, che a sua volta cambia significativamente la situazione dell'utero, cioè dei liquidi, dei componenti, del medium, del milieu intrauterino, l'induzione dell'ovulazione
rappresenta, a seconda degli studi, che essendo molto difficili danno dei risultati contrastanti, ma tutti in un aumento del rischio, dà un aumento del rischio da 1 a 10 volte per un peso basso alla, molto basso alla nascita. E quindi poi la gestosi, essendo la placenta significativamente diversa, rischio di placenta accreta, e mi sono scordato di presentare i dati sulla patologia del primo trimestre, in cui per esempio una delle più importanti complicazioni, una delle più importanti patologie, che è la gravidanza ectopica, la gravidanza extrauterina, aumenta di 10 volte, tantissimo. Il risultato di tutto questo è che la mortalità intrauterina dopo PMA aumenta di 4 volte e la mortalità infantile di 3,6 volte. Che aumenta 3,6 volte non vuol dire, oppure no, che la gestosi aumenta di 5 volte, non vuol dire che tutte le donne che hanno fatto procreazione medicalmente assistita avranno la gestosi. Dice solamente che aumenta il rischio. Se il rischio normalmente è 1%, una donna su 100 svilupperà gestosi in gravidanza, dopo procreazione assistita nel gruppo totale saranno in 5, ma 95 non avranno niente, quindi la maggior parte delle donne non ha niente, non avrà complicazioni. Sono stati osservate anche delle differenze nei bambini dopo la nascita. La maggior parte dei dati sono tranquillizzanti, però se si va a studiare dei singoli problemi, è venuto fuori per esempio un indice basso di spermiogramma negli uomini a 20 anni, dei dubbi, sto parlando di dubbi perché un lavoro non vuol dire niente, di una maggiore percentuale di autismo. Quasi certamente è dovuta a tutte le complicazioni precedenti che portano sostanzialmente a un parto prematuro, un rischio di paralisi cerebrale. E è stato osservato, questo è più per i medici, nei bambini piccoli, nati piccoli, è stato visto una crescita al recupero, che in inglese si dice catch up growth, cioè i bambini che nascono piccoli recuperano fra i 3 mesi e l'anno molto velocemente il peso normale, e questo è collegato successivamente a problemi di tipo metabolico. Bisogna però tenere presente sempre che l'infertilità di per sé e l'età materna avanzata nella popolazione, non per la singola persona, che può essere in condizioni migliori di una persona, di un'altra donna fertile, ma nella popolazione rappresentano dei fattori di rischio per le complicazioni in gravidanza e per lo sviluppo fetale. Quindi c'è questo fattore confondente che è stato difficile da isolare negli studi. Specifiche dei bambini nati da procreazione medicalmente assistita, anche se i numeri sono bassi perché sono delle patologie rare, 1 su 10.000, sono appunto queste anomalie che si chiamano anomalie da imprinting, che riguardano, che sono purtroppo delle patologie nella maggior parte dei casi gravissime, e di cui il modello è la Beckwith-Wiedemann, che ha molti hanno similitudine, è molto vicina alla Large Offspring Syndrome, attraverso lo stesso gene. È stato, diciamo, visto che è alterata la funzione del gene che controlla il KOS-KCN, sia negli animali con Large Offspring Syndrome, sia nella Beckwith-Wiedemann. Questa sindrome di Beckwith aumenta dalle 7 alle 13 volte, quindi si parla invece di 1 su 10.000, 1 su 1.000, insomma, che è poco, però su 5 milioni di bambini, che sono nati 6 milioni di bambini,
se è uno su 1000 sono 6000 bambini nel mondo. Piccole percentuali su grandi numeri fanno dei grandi numeri. Per quanto riguarda le malformazioni fetali anatomiche, i dati anche qui sono contrastanti, ma facendo diciamo, la meta-analisi, quindi una mettendo insieme i dati a seconda del loro peso dei vari studi, è probabile che ci sia un aumento di circa 2 volte di alcune malformazioni gravi, cioè degli organi genitali, del cuore, la trasfusione esofagea e altri. Da tener conto che dopo X aumentano le anomalie cromosomiche di nuovo, senza che ci sia un rischio precedente, e delle microdelezioni del cromosoma Y, che danno problemi soprattutto nella fertilità, ma non solo. Del sistema vascolare parlerà Stefano dopo. Posso fare degli accenni per quanto riguarda le malformazioni cardiache. Il sistema vascolare, sempre perché è il più sensibile a queste perturbazioni, insomma, tipiche della preparazione medicalmente assistita, essendo il primo a svilupparsi, per le malformazioni cardiovascolari è stato visto un aumento notevole del rischio di malformativo, circa di 4 volte, e da notare che il primo studio che segnalava una malformazione cardiaca, cioè malformazioni più frequenti dopo PMA, è dell'87, quindi 30 anni fa. E altra cosa interessante, sempre rifacendosi al tema, cioè la gravidanza dopo PMA è diversa, non c'è solamente un aumento delle malformazioni, ma anche lo spettro, cioè la percentuale relativa dei vari tipi di malformazioni è molto diversa dai bambini dopo fecondazione naturale, e in genere sono più gravi. Questo è stato lo studio che mi ha più colpito, dopo il quale ho iniziato a informarmi su queste cose, anche se non ci sono malformazioni a livello cardiaco. È stato visto da questo gruppo di Barcellona che la forma del cuore e per esempio lo spessore delle arterie carotidi e polmonari è diversa nel feto dopo preparazione medicalmente assistita, e rimane diversa anche successivamente, e quindi parla da sé. Sono delle anomalie che sono come quelle che precedono lo sviluppo di una aterosclerosi clinica. La cosa interessante, se ho capito bene, da quello che ho letto, soprattutto negli studi di Stefano Rimoldi, del gruppo di Stefano Rimoldi, è che oltre con test cardiovascolari di cui lui parlerà, è possibile eseguire dei profili epigenetici, cioè così come si può studiare la sequenza genomica, si può studiare anche la sequenza epigenomica e individuare le persone che sono a rischio maggiore di sviluppare problemi cardiovascolari nel futuro della loro vita e prevenirlo attraverso, insomma, quelli che si conoscono bene, sono gli stili di vita e, se necessario, farmaci che diminuiscono molto questo rischio. Purtroppo, e questo consegue esattamente alle premesse biologiche, un'alterata metilazione dei geni oncosoppressori è la base razionale di un aumentato rischio di tumori. Il rischio aumentato di tumori è dubbio, cioè i dati come al solito sono discordanti, perché il punto fondamentale è che i problemi di cui trattiamo sono non causati da molti fattori, cioè a genesi multifattoriale, ma ultra multifattoriale, e sono tutti fattori che è difficile controllare l'uno con l'altro. Quindi i dati, a seconda delle popolazioni, del tipo di studio,
possono e facilmente vengono discordanti. Sembra che ci sia un rischio aumentato per alcuni tipi di tumori, soprattutto leucemie, no, soprattutto il neuroblastoma, 4 volte di più, e leucemia. Però i dati sono discordanti. L'ovodonazione. Allora, l'ovodonazione invece, da un punto di vista medico, il gold standard della medicina è l'anatomia, l'anatomia patologica, istologia. Da un punto di vista istologico e anatomico è una gravidanza patologica. A destra abbiamo una placenta, villi coriali e un vetrino di placenta normale, e a sinistra invece la placenta dopo ovodonazione, con infiltrazioni linfocitarie. Perché? E danni dovuti a questo, diciamo, quadro di infiammazione. Questo a cosa è dovuto? È dovuto al fatto che la placenta normalmente è un trapianto semiallogenico per la madre, cioè presenta la metà degli antigeni, c'è una diversità genetica di metà, a metà. Mentre invece la gravidanza da ovodonazione, non da donazione di sperma, che non cambia niente rispetto agli altri tipi, ma da ovodonazione è una gravidanza allogenica, quindi il meccanismo di rigetto che c'è anche nella gravidanza, nella placenta normale, ma favorisce in realtà la gravidanza, il meccanismo di rigetto è eccessivo e quindi c'è un danno placentare con gli effetti che la placenta, come anche se abbiamo detto prima, una placenta danneggiata può causare molto più facilmente di una placenta normale delle complicazioni della gravidanza e sostanzialmente problemi da sanguinamento gravi, di cui si sono accorti anche gli anestesisti, che hanno fatto degli studi e dei convegni proprio sul rischio anestesiologico delle donne, delle gravidanze dopo PMA, quindi emorragie, distacco di placenta e un rischio di gestosi che in alcuni lavori, per esempio in Israele, nelle donne sopra i 42 anni arrivano a un rischio relativo di 17, che è un rischio che nella medicina non si trova quasi in nessun altro problema, forse il tumore del polmone nei fumatori. Quindi, diciamo, ecco, questo... Allora, doveva essere un'altra relazione e invece la inglobo in questa. Questi tipi di problemi, che sono enormi, perché... Io all'inizio, quando volevo parlare, suscitare un dibattito, pensavo, diciamo, anche ai colleghi che lavorano in questo campo, cioè un problema, cioè, da fastidio, insomma. Anch'io all'inizio, quando si poteva fare, ho fatto qualcosa, per esempio la stimolazione ovarica si può fare, anche se uno non ha un centro, ma io non la faccio più. Il dibattito su questo, sul futuro della procreazione medicalmente assistita e le sue conseguenze e le conseguenze della crescita esponenziale per la salute pubblica, non sarà iniziato dal complesso medico-industriale, come in un articolo eccellente dice il gruppo di Rimoldi, e si vede anche oggi. Ma in realtà la letteratura su questi problemi è molto superiore a quello che io pensavo. C'è un'enorme letteratura, ma c'è anche una dissociazione completa fra i problemi che vengono evidenziati nella letteratura e la volontà, a questo punto, di parlarne dei medici. Per esempio, questo è un articolo... What's next? Cosa aspetta
qual è il futuro dei 5 milioni di bambini da IVF? Articolo del Guardian della domenica, uno dei più, Guardian Observer sono fra i giornali più importanti inglesi, londinesi, e la domenica fanno degli articoli, diciamo, su temi particolari, molto più, un po' come le riviste che sono allegate alla Repubblica o altri giornali. E quindi questo articolo è interessantissimo, dice, studiando 20 anni di dati sui bambini dopo che nascono da PMA, dopo PMA, lo studiare 20 anni di dati stanno aiutando gli scienziati a comprendere gli effetti sulla salute a lungo termine della PMA e come migliorare la sua percentuale di successo e la sua sicurezza. Quando uno dei momenti in cui mi venne l'idea di fare un convegno è quando andai una volta alla COP di Sesto, grande supermercato, e c'era un annuncio registrato che diceva che, molto orgogliosamente, che l'Unicop, non negli scaffali dell'Unicop non si sarebbero trovati, non erano offerti cibi da OGM, fino a quando i lavori scientifici ne avranno provato la sicurezza. E io pensavo, ma senz'altro ci sono molti funzionari regionali che stasera sono qui o verranno qui e domani vanno a organizzare la gravidanza da ovodonazione, che c'ha un rischio di altro che cibo da OGM. Cioè, quello che voglio dire è che si sta facendo una riflessione su questi dati, ma i presupposti scientifici e logici per fare queste verifiche non 20 anni dopo, ma 20 anni prima, c'erano tutti. Indipendentemente dal giudizio morale sul comportamento, nella sostanza, se è possibile fare nascere un bambino da PMA nel 1978, e chi l'ha fatto ha preso il premio Nobel, cioè comportamento umano, si fa. Perché appunto, come ha detto il dottor Panti, se la tecnica, e questo è un discorso enorme, rende possibile qualcosa, questo viene fatto anche senza verificare tutti i problemi che possono venire fuori. Qui non si sta parlando dell'uso del telefonino che fa rimbecillire i ragazzi, si sta parlando di produrre bambini che da soli non sarebbero nati. Sugli animali, e quindi la posizione di chi dice bisogna essere più cauti non è antiscientifica, al contrario, perché la fecondazione, la PMA è una parte della ginecologia estremamente, diciamo, di alto livello scientifico, e con la possibilità di verificare tutto quello di cui si sta parlando prima sugli animali che sull'uomo. Però non è stato fatto. E ora quell'articolo è estremamente interessante. Che cosa si può fare per ridurre il rischio di complicazioni in gravidanza e nel nato dopo PMA? Siccome il fattore di rischio più importante è la gravidanza multipla, quello che può essere fatto, ed è stato fatto in altri paesi, è cercare di ottenere delle gravidanze singole e poi intervenire su tutti quelli che sono i passaggi artificiali che sono significativamente diversi dai passaggi naturali in peggio, cioè una stimolazione ovarica leggera o senza stimolazione ovarica, migliorare i terreni di cultura, sono tutte cose che stanno facendo, io non mi occupo di PMA, ho quello che ho letto, fra l'altro anche nell'articolo del Guardian, ci sono degli incubatori, mentre
non so se sono già stati adottati qui. Mentre precedentemente, mentre si sviluppava nella capsula di Petri, l'embrione doveva essere estratto dall'incubatore e controllato più volte prima per decidere quando è il momento giusto per trasferirlo, ci sono questi incubatori in cui c'è una telecamera all'interno e quindi possono rimanere sempre nell'incubatore senza avere questa perturbazione, questo che negativa di essere estratto e rimesso dentro. Ho addirittura incubatori naturali allo studio in cui praticamente l'utero diventa incubatore dell'incubatore, cioè un incubatore in cui viene inserito, non so, lo zigote o la morula, a che punto, e lo zigote o la morula embrionaria dentro questo incubatore artificiale viene inserito nell'utero, che fa da incubatore naturale all'incubatore artificiale. Quindi ci sono dei... E poi anche il momento del trasferimento, come si è visto per l'aumento delle gravidanze a alto rischio monocoriali e per altre complicazioni, la blastocisti è peggiore della morula, però la blastocisti ha una maggiore percentuale di gravidanze, si ottengono maggiori gravidanze. Un punto con riflessi pratici è proprio il transfer di un singolo embrione. Allora, c'è in Quebec dal 2009 i contributi statali, e non solo in Quebec, in altre regioni, in paesi di cui non mi ricordo, però il Canada è una nazione molto interessante che produce dei documenti ottimi anche da questo, per quanto riguarda la PMA. In Quebec dal 2009 i contributi statali, quelli di cui ha parlato Andrea, perché 500 euro non bastano per coprire i costi, sono vincolati al transfer di un solo embrione e le gravidanze multiple sono crollate dal 25% al 3,7%. Qual è, diciamo, la logica controintuitiva? La logica controintuitiva è questo: che una gravidanza singola da embrione congelato ha degli esiti molto migliori di una gravidanza singola con embrione fresco. Ma perché? Che è ora, a meno che il congelamento non rimetta un po' a posto l'epigenetica, che non so, difficile, che cosa migliora usando l'embrione congelato? Che uno, se io avessi un figlio da embrione congelato, insomma, sarei un pochino più inquieto che avere un figlio da embrione fresco, io. Mentre invece l'embrione congelato è molto meglio. Ma perché? Perché se si trasferisce, si fa il transfer di un embrione congelato, la stimolazione ovarica non è necessaria e la stimolazione ovarica da sola perturba profondamente il sistema della donna. Quindi, qual è, diciamo, la logica? La logica è di favorire questa politica. Viene fatto un ciclo di stimolazione ovarica, prelevati gli ovociti e prodotti degli embrioni freschi. Uno di questi embrioni freschi, nello stesso ciclo stimolato, viene trasferito. Se la gravidanza va avanti, se ha già successo, bene. Altrimenti, successivamente, in un ciclo non stimolato dalle gonadotropine, viene trasferito, e quindi con l'utero al naturale, viene trasferito un embrione congelato, e questa politica di trasferimento di un embrione fresco più eventualmente di un embrione congelato ha dei risultati nella pregnancy rate, percentuale di gravidanze, che è uguale
Nelle coppie però a buona prognosi, non nelle donne di 44 anni dopo 5 figli, nelle coppie a buona prognosi, che è sovrapponibile a quello dei risultati di un trasferimento di due embrioni freschi. Bisogna tener conto che in Quebec, da cui molti dei dati che ho presentato provengono, in cui c'è proprio dei dati in cui per esempio la percentuale delle ricoveri in terapia intensiva neonatale è aumentata proporzionalmente alle gravidanze multiple da preparazione medicalmente assistita. In Quebec le gravidanze multiple sono crollate dal 25 al 3%, ma in Italia nel 2015 i trasferimenti con un embrione erano il 29%, quelli con due embrioni il 48%, non il 25% ma il 48%, e quello con tre embrioni era il 21%, mentre invece il trasferimento di più di due embrioni non ha effetti utili neanche per la pregnancy rate. Quindi, rispetto al Quebec del 2009, in Italia i dati sono molto più, diciamo, si può usare questa parola, arretrati. Questo tipo di politica, diciamo, favorita da delle decisioni pubbliche, secondo me, anche se non sono del campo, selezionerebbe i centri più validi, perché siccome è più facile avere una gravidanza trasferendo due o tre embrioni, dove è meno facile lavorano meglio, quasi sicuramente, e quindi c'è una selezione. Che cosa cambia, ho finito, fra gravidanza con embrione congelato e gravidanza con embrione fresco? Diminuiscono tutte le complicazioni di circa il 30-20%, emorragia in gravidanza, parto pretermine, ritardo di crescita, fino a 10 volte di meno il ritardo di crescita. Fra un ciclo di IVF, c'è uno studio importante, fra un ciclo di FIVET stimolato e uno non stimolato, il ciclo non stimolato c'ha quasi un rischio 10 volte minore di esitare in un bambino con peso basso. Basta, finito. Sì, magari si fa rimoldi prima, così poi dopo si apre la discussione su tutto quello che è stato detto ora, se siamo d'accordo, se no si può interagire anche subito, non ci sono assolutamente problemi. Ah, crolla. Allora, due cose rapidissime. La prima mi è sembrata una relazione assolutamente utile, interessante e sicuramente stimolante, come dicevo all'inizio, è il cuore di questo dibattito. Quindi poi dopo, magari prima di passare la parola a Stefano, si fa 5 minuti di pausa. L'altra cosa che volevo dire è questa: se ci lasciate l'indirizzo di posta elettronica, i presenti, o comunque se c'è un indirizzo di posta elettronica nostro sul volantino, ce lo comunicate anche. Allora, è tutto registrato, quindi tutta la registrazione e anche gli atti che seguiranno con tutte le diapositive le renderemo senz'altro disponibili a tutti, proprio perché l'obiettivo è contaminare comunque più gente possibile. Se lo faremo con i social... Bisogna sempre chiederlo se però vuole dare le diapositive. Per me va bene. Penso, ho dato per scontato di sì. Vabbè. Assolutamente. Magari mi dici qual è la parte non pubblicata e si aspetta la pubblicazione. Comunque, siccome vedo qualcuno che fa le foto del monitor, di non preoccuparsi, perché questo materiale sarà assolutamente a vostra disposizione. Basta scrivere a noi e si rimanda, oppure lasciare l'indirizzo di posta elettronica, nessun problema. Allora, 5 minuti di pausa. Ario deve andare via. E allora fai subito la domanda.
posso chiedervi sul microfono così? Sì? No. Sì? Off. Parlami, dai. Buongiorno, sono Gio Caponavio da Arezzo. Hai parlato dei benefici di embrione congelato per tutte le patologie e tutte le possibili complicanze. Per quanto riguarda cromosomopatia? Non ho trovato nessun lavoro per le cromosomopatie, ma guarda che le cromosomopatie dal punto di vista percentuale non aumenta moltissimo le cromosomopatie. Fra le complicazioni è quella, diciamo, meno preoccupante. Aumentano sicuramente le microdeletioni dell'Y dopo X. Ma l'aumento, infatti... Questo aumenta nei maschi che hanno... Anche di nuovo. Ci sono però non sugli esiti, cioè gli esiti nella gravidanza... Dopo esiti eventualmente negativi da transfer di embrioni congelati? No, non l'ho trovati, però non l'ho neanche cercato. Gli esiti, cioè, è significativamente migliore per quel motivo. Ma il punto che, ora mi dispiace che non ci sia il Panti, il punto fondamentale del convegno è proprio questo, cioè che le differenze che ci sono. Può succedere che fra 20 anni le gravidanze da procreazione medicalmente assistita ci abbiano complicazioni minori, minor rischio, siano migliori. Cioè, io dico sono diverse, ora è peggio, potrebbe essere meglio. Cioè, ma nessuno vuole parlare di questo, che sono diverse, ma anche per me è stata una sorpresa. Cioè, ecco, questo. Grazie.